Gabriella, buonasera. Conte di Montecristo, un grande successo letterario. Tu che rapporto avevi con questa storia, con il libro di Dumas da cui è tratta? È stato uno dei miei libri che ha segnato l'infanzia. Ho avuto il piacere di rileggerlo quest'anno, appunto, avendo lavorato sul set dell'adattamento di questo romanzo. È uno dei romanzi più belli mai scritti, che non ha età. Puoi leggerlo veramente in varie stagioni della tua vita ed è sempre di grande intrattenimento, con diversi piani di lettura. Stessa cosa credo per l'adattamento, che vedrete la complessità dei vari personaggi, l'intreccio della storia. È sempre, insomma, non invecchia mai. Tu sei uno dei volti più amati della televisione italiana, ma che effetto ti fa aver lavorato con un regista internazionale di questo livello e con degli attori, dei colleghi, penso a Jeremy Irons, che sono delle vere leggende? Guarda, io vengo da un anno molto fortunato perché ho lavorato recentemente su un set, quello di Those About to Die, insieme a Roland Emmerich, che è regista di Independence Day, The Day After Tomorrow con Anthony Hopkins. Vengo adesso da un'esperienza con Tom Ellis in America e questo è un altro sogno che è diventato realtà, lavorare con Bill, che è uno dei registi veramente che ha segnato la mia infanzia con Pelle alla conquista del mondo, che è stato uno dei film più teneri che abbia visto. E Jeremy Irons, vabbè, sono stati tutti innamorati di Jeremy Irons, io lo sono ancora, per cui sono ben felice di poter essere qui a condividere questo set con loro e anche con Sam Claflin, che trovo che sia uno degli attori più talentuosi sulla scena cinematografica mondiale al momento. Fino a che punto ci si può spingere, secondo te, per vendetta? C'è un limite che non si può superare? Sì, andare contro se stessi, credo che ognuno è mosso da un senso etico. Credo che poi la vendetta sia un sentimento umano perché le emozioni anche negative fanno parte dell'essere umano. Credo che poi il libero arbitrio sia quello che discerne le cose, uno forse deve decidere di lasciare andare. Credo che faccia più male a chi la cerca, la vendetta, di chi la subisce, per cui credo che sia veramente uno di quelle emozioni negative, però più travolgenti, che hanno appunto, sono state appunto il filo conduttore di uno dei più grandi romanzi della letteratura in assoluto. Grazie mille.